Ciao a tutte, nel video di oggi si parla ancora una volta di scarpe, in particolare di decluttering di scarpe, cioè la riorganizzazione, il riordino ragionato del contenuto delle nostre scarpiere in vista magari della prossima stagione o anche semplicemente per fare ordine e portare in primo piano, riportare in primo piano tutte le cose belle che abbiamo, ma anche eventualmente per identificare qualche piccola lacuna da andare subito a colmare, magari con gli ultimi saldi oppure con i primi nuovi arrivi di stagione. Prima però di proseguire, di darti tutte le dritte necessarie, di portarti anche un po' insieme a me a farti vedere come ho riordinato io qualche giorno fa le mie scarpe. Ti invito senz'altro a iscriverti a questo canale e magari anche a accendere la campanella per non perderti neanche un video di quelli che farò in futuro e magari se il video alla fine ti sarà piaciuto anche a mettermi un bel pollicione, un bel like a questo video. Ciao a tutte, sono Cristina, sono la blogger di No Time for Style e sono anche l'autrice di un libro in vendita su Amazon intitolato The Chic Factor, che è anche un bestseller nella sua categoria, e di una serie di manuali che insegnano proprio a riorganizzare il contenuto del nostro guardaroba e a sfruttarlo al meglio per creare tantissimi nuovi outfit, naturalmente tenendo conto anche delle nostre scarpe, che sono un elemento prezioso e molto amato da molti di noi nel nostro guardaroba. Oggi sono qui per parlarti di un'esperienza che ho fatto qualche giorno fa. Quando mi ero un po' stufata del disordine che regnava nel mio guardaroba e ho deciso di fare un po' di sano decluttering. Io di solito il decluttering, cioè il riordino del guardaroba, o il banalmente detto anche cambio armadi, lo faccio piuttosto all'inizio di una nuova stagione, mentre adesso siamo ancora nel pieno dell'estate e quindi è un po' insolito, però io arrivo a dei punti, soprattutto magari quando sono un po' stressata perché ho tanto da fare. In questo momento, per esempio, anche se siamo ancora ad agosto, sto lavorando come una pazza, ho diversi progetti da portare avanti e questo mi crea un po' di confusione in testa e anche un po' di stress e questo ogni volta noto, si attenuano queste sensazioni spiacevoli di caos mentale facendo un po' di sano di riordino. Mi sono detta, perché non iniziare proprio dalle scarpe? Perché in fondo sapevo di avere una serie di paia di scarpe che avrei dovuto declatterare, regalare, dare via già da un po', ma che in fondo non, dopo rimanevano lì un po' per sensi di colpa che mi facevo perché magari le avevo speso un po' e poi le avevo messe poco. In realtà di scarpe proprio mai messe, devo dire che non ne ho ormai da tanti anni, però avevo delle paia di scarpe che o non mettevo più da tanti anni. Oppure, insomma, avevo lasciato lì e messo poco fin dall'inizio, in realtà, pur avendoci magari speso anche delle belle cifrette. Inoltre, non so se è capitato anche voi, magari, ma con il lockdown ho rivalutato moltissimo la comodità, per cui devo dire che anche adesso che non siamo più in lockdown e che possiamo tornare a uscire più o meno normalmente, a me è un po' passata la voglia, ecco, di accettare di fare dei compromessi a livello, diciamo, di comodità delle nostre scarpe. E quindi di stare scomoda pur di raggiungere una certa estetica, anche perché i compromessi esistono, ci sono senz'altro delle scarpe che sono sia comode che anche belle da vedere, con dei tacchi che regalano qualche centimetro in più, ma sono anche abbastanza ragionevoli. Per cui ho cercato proprio di andare a valutare in modo abbastanza impietoso, il che diciamo, è abbastanza insolito per me, quello che potevo tenere e che potevo rivalutare. Per cui ho fatto questa esperienza, è stata super positiva perché adesso ho una bella scarpierina ordinata. Nella mia mente io non sono tanto una donna da scarpe, sono più da borse, però alla fine mi sono resa conto che anche con quelle rimaste che effettivamente amo, uso e indosso, che sono i miei tre criteri quando faccio decluttering, sono rimasta comunque con una quarantina di paia di scarpe, contando tutto e soprattutto tutte le scarpe per le quattro stagioni, il che mi sembra un numero tutto sommato ragionevole, probabilmente molto inferiore a quello di molte altre donne, ma anche comunque superiore a quello di una minimalista estrema e in grado soprattutto di coprire un po' tutte le esigenze. Per cui oggi vorrei raccontarti un po' cosa ho fatto, cosa ho scoperto facendo decluttering e quali sono secondo me alcune dritte utili per riordinare appunto quella che è la nostra scarpiera, per trasformarla anche lì in una piccola boutique di scarpe di lusso adatta proprio a ogni nostra esigenza.
esigenza. Ecco, il primo consiglio che vorrei darti in questo senso è quello di riunire tutte le tue scarpe in un'unica postazione. Io sono abbastanza fortunata perché ho proprio nell'ingresso una scarpiera molto grande, anche se la devo, ahimè, condividere con i maschi di casa, loro sono abbastanza sobri e spartani con le loro scarpe, per cui ce l'ho, devo confessarlo, quasi tutta per me. Per cui le mie scarpe, a parte qualche paio di sneakers o qualche scarpa che abbandono a volte qua e là, sono già abbastanza riunite. Ma se magari siete abituati a tenere le vostre scarpe in più posti, in posti diversi della casa, quello che vi consiglio di fare è, quando fate ordine, riunirle tutte in un unico luogo, magari su un tappeto o su un qualcosa di protettivo dove potete vederle tutte assieme, perché questo per esempio vi aiuta subito a identificare scarpe che dovevate andare via da un pezzo perché sono proprio rovinatissime, oppure eventuali doppioni dove magari, a me capita tipicamente con gli stivaletti, gli ankle boots neri, ne avevo almeno 5-6 paia e due di queste non le indossavo mai. Uno era proprio malconcio, ma era di Prada, ce l'avevo da tantissimi anni, e questo fatto che fosse firmato, che all'epoca mi fosse costato tanto, anche se avevo strausato questi stivaletti, mi induceva un po' a trattenerli, avevo provato a farli risuolare, sistemare un po', però insomma erano proprio vecchi, per cui andavano, diciamo, dati via, proprio buttati via, perché erano veramente rovinati. Gli altri erano un paio abbastanza simili ad altri che ho già, però un po' più bruttino. Alla fine indossavo sempre quella versione che a me piaceva di più dei due, e questi non venivano quasi mai messi. Un po' li ho usati, anche qua non si tratta di scarpe nuove o cartellinate che non ho mai messo, però insomma ho deciso di regalarle magari a qualcuno che poteva farne un uso migliore e di tenermi il paio che effettivamente indosso. Il secondo consiglio che vorrei darvi è di procedere un po' al contrario, cioè invece di dirvi quali scarpe devo dare via, provate a guardare tutto quello che avete a disposizione e che avete riunito e a scegliere subito le vostre scarpe immancabili, le preferite, quelle che sapete già che indossate sempre, che amate, che vi fanno sentire belle e slanciate ogni volta che le indossate, e riponetele per prime nella vostra scarpiera. Ecco, questo processo al contrario permette di semplificare già moltissimo e di dare quella gratificazione immediata che è tanto importante quando facciamo decluttering, cioè capire subito che cosa abbiamo di bello, che cosa amiamo, quali sono i pezzi cardine del nostro guardaroba, e anche di capire qual è, diciamo, il tipo di estetica, di stile che vogliamo ricreare per noi. E quindi questo ci fa capire già moltissime cose, per cui prendiamo queste paia di scarpe e riponiamole nell'armadio. Tanto per farvi un esempio, le mie scarpe preferite dell'estate sono senz'altro, tra le altre paia che ho usato, queste nuove Spadrillas in cuoio che ho comprato quest'anno, che sono delle pantofole a dispetto della zeppa piuttosto alta, ma vi assicuro che hanno questa suola molto morbida, molto ben supportata, che le rende delle vere pantofole utili anche in vacanza, perché vanno bene anche sui sanpietrini, sulle acciottolate, sono molto comode. Mentre per esempio so già che per il mio autunno inverno questi stivaletti neri di Sam Edelman, che vi linko anche qua sotto perché si trovano ancora su Amazon, e che si sono rivelati veramente favolosi, ci sono tra l'altro anche in altri colori e pellami, sono sicuramente tra i miei preferiti, perché andrò a rimetterle. Poi c'è un altro paio di scarpe che è sicuramente tra i miei preferiti, che indosso molto meno, ma che mi piace molto, e sono le mie amatissime Valentino Rockstad, che sono tra le scarpe più commentate del mio guardaroba, perché ogni volta che le indosso ricevo tanti complimenti, o comunque commenti, curiosità, perché sono quel tipo di scarpa, insomma, che dà subito nell'occhio. Per cui ecco, consiglio numero due è riponete immediatamente le vostre scarpe preferite, quelle che senza pensarci su sapete che indosserete e amerete tantissimo. Terzo consiglio è quello di esaminare adesso quello che resta un paio per volta, e di chiedervi perché questo paio di scarpe non fa parte dei miei preferiti, perché lo metto poco. Identificherete immediatamente una serie di motivi. Di solito le scarpe sono belle ma magari molto scomode, magari non sono adatte alle vostre occasioni d'uso. Se per esempio fate una vita abbastanza sprint sul lavoro, adottate un look abbastanza casual, dovete fare un sacco di commissioni, è facile che il vostro tacco 12, per quanto bellissimo, rimanga un po' lì e quindi che lo usiate poco. Ecco, andate a identificare paio per paio e fate subito una prima scelta. Se sono proprio irrimediabilmente
scomode. A me purtroppo è capitato con un paio di sandalini col tacco anche abbastanza basso, ma che erano così strette in punta che mi causavano dei dolori atroci. Tra l'altro le avevo prese abbastanza nuove per sostituire un altro paio simile e estremamente low cost, che però devo dire era 100.000 volte più comode, per cui a volte non è il prezzo che fa fare la differenza, ma proprio il modo in cui calzano le scarpe. Quarto consiglio è di eliminare quindi subito le scarpe scomode. Ecco, via tutto quello che sapete già riguardandole, che vi causano dolori, vesciche e che non c'è modo di rimediare, perché a volte magari basta allargarle, allungarle un po', e i calzolai al giorno d'oggi fanno miracoli, basta trovarne uno bravo e si riesce a risolvere tutta una serie di piccoli problemi, per cui soprattutto se la scarpa è costata molto, vi consiglio di fare una prova, chiedete consiglio e se è possibile modificarle in modo da renderle comode, fatelo. In altri casi, ahimè, è proprio impossibile, come questi sandali che avevano una fascetta rigida, cioè nessun calzolaio del mondo avrebbe potuto farci niente, e avevo già anche chiesto e non era proprio possibile. Prossimo consiglio è quello di valutare attentamente l'attuale delle vostre scarpe. Andate a chiedervi: ma queste scarpe sono ancora veramente di moda? Oppure, meglio ancora, perché non tutte siamo interessate alle tendenze. Io, per esempio, ho un mio stile in cui sì, incorporo delle tendenze ad ogni stagione, ma non è che seguo proprio alla lettera la moda. Per cui, a un certo punto, se anche un paio di scarpe mi piace molto, ma non è, diciamo, l'ultimo grido, io lo tengo e lo indosso lo stesso perché si adatta bene al mio stile. Ma cercate un po' di immaginare gli abbinamenti che farete, e se identificate delle scarpe che magari avete amato molto in passato, ma che sapete già che adesso indosserete poco, datele via, magari regalatele. A me che è capitato, per esempio, con un paio di Pip Toe di Gucci che avevo da tanti anni, le avevo prese in una bella boutique che adesso non c'è più della mia città, e devo dire che le ho strausate, anche perché nonostante avessero un bel tacco 9, penso, erano molto molto comode, ma è veramente questo buchino davanti che nessuno indossa più, unito a un certo plateau, le rendeva proprio, ecco, poco attuali, per cui, unito al fatto che erano comunque abbastanza usurate, ho deciso di lasciarle andare. Le ho rivendute in questo caso perché c'è comunque chi ama il genere retro vintage, infatti tempo 6 ore le avevo già vendute con soddisfazione. Ecco, è stato l'unico paio di scarpe che ho venduto a questo giro. Un altro consiglio che vorrei darvi è quello di tenere tutto in vista. Ecco, secondo me l'ideale è raggiungere una dimensione di scarpiera, o comunque una sistemazione tale che vi permette di vedere a colpo d'occhio tutte le scarpe che avete a disposizione. Questo perché, innanzitutto, non vi dimenticate di quello che avete, quindi non andate a ricomprare eventuali doppioni, come invece capita praticamente a tutte quando le scarpe sono nascoste, chiuse nelle scatole, riposte in 1.000 posti diversi. E l'altro motivo è anche che potete spaziare di più con i vostri outfit, cioè una volta che è tutto visibile, questo tra l'altro ve l'ho già detto in altri video, non vale solo per le scarpe, ma vale anche magari per il resto del vostro guardaroba, più le vostre cose sono in vista e più le userete. Quello che non è visibile viene dimenticato e viene poi a un certo punto non usato e quindi va sprecato. Per cui cercate una sistemazione tale per cui le vostre scarpe sono tutte visibili a colpo d'occhio, potete scegliere, valutare e anche trovare subito eventuali lacune da colmare, magari coi primi nuovi arrivi della prossima stagione. L'ultimo consiglio è quello di valorizzare al massimo quello che decidete di tenere. Io l'ho fatto, ho cercato di ordinare prima di tutto le mie scarpe per tipologia e all'interno di ogni tipologia le ho ordinate per colore, dal più scuro al più chiaro oppure viceversa, adesso non mi ricordo esattamente cosa ho fatto. Comunque adesso sono tutte belle ordinate e devo dire che questo mi dà soddisfazione perché mi sembrano subito più belle le cose che ho e questo mi toglie anche la voglia di fare magari shopping sfrenato e compulsivo, comprando costantemente cose nuove perché vedo quello che ho a disposizione, mi danno gioia e soddisfazione e mi concentro piuttosto su quello che ho già e non su quello che mi manca. E questo trovo che sia un principio fondamentale in generale di tutta la nostra vita e ancora di più quando si parla del nostro stile, ma anche perché così facendo potete valorizzare al massimo appunto le vostre scarpe anche nei vostri outfit, cioè
Potete addirittura partire da un paio di scarpe che magari amate, ma è un po' che non mettevate, e da lì costruirci un outfit, oppure fare l'opposto. Se quel giorno avete deciso per un certo abitino, con certi accessori, trovate immediatamente la scarpa giusta da abbinarci. Ecco, questi sono un po' i consigli e anche le cose che ho imparato io stessa facendo questo giro di decluttering e cercando di farlo veramente bene. Ci ho dedicato un'oretta e dei risultati appunto sono rimasta molto soddisfatta. Per cui vi consiglio senza di fare altrettanto, soprattutto magari se vi sentite un po' ingolfate, un po' sopraffatte da quello che avete attorno, oppure se volete partire con il piede giusto per la prossima stagione, anche sul piano del vostro stile e della moda. È comunque una cosa molto divertente da fare, occuparci del nostro guardaroba e del nostro stile dà sempre gratificazioni e soddisfazioni e soprattutto ogni volta, ogni giro ci insegna qualcosa di nuovo su di noi, ma anche sui nostri gusti estetici, sul nostro stile e ci insegna anche a fare shopping, diciamo, più intelligente con il tempo. Ecco, se questo video ti è stato utile e ti è piaciuto, ti invito senz'altro a mettermi un bel like a questo video e a iscriverti al mio canale accendendo magari anche la campanella per non perderti neanche un video di quelli che farò in futuro. E con questo, ti saluto e ti auguro un'altra splendida giornata. Ciao!